Derby Emiliano Altardini per Parma Sassuolo, Cristiano Piccinelli. Buonasera dal Tardini, la gara è incominciata da qualche secondo, vi parlo con l'assistenza tecnica di Stefano Buganea. Subito allora le formazioni, il Parma con il 4-3-3, Sepe in porta, Darmian, Jacoponi, Alves e Gagliolo a comporre la retroguardia, a centrocampo Barilla, Hernani e Scozzarella, tridente con Kulusevski e Gervinho sull'esterno, ovviamente Inglese punta centrale, Inglese che ha firmato la sua unica tripletta in Serie A proprio contro il Sassuolo, che si schiera con lo stesso 4-3-3. De Zerbi sceglie Consigli in porta, Muldur, Marco Ferrari, Kirikes e Togliani in difesa, Magnanelli, Obiang e Locatelli a centrocampo, tridente con Bogà, Caputo e Berardi. Dirige Marinelli della sezione di Tivoli, 15.000 spettatori, 18 gradi a Parma. Studio. Quindicesimo, Parma 0, Sassuolo 0, calcio d'angolo in favore della formazione di D'Aversa, la squadra di casa con Scozzarella sul punto di battuta, la parabola del numero 21 ad uscire sul secondo palo, prova vanamente a intervenire Hernani sul pallone, ma da raccontare nel periodo non collegato due chance per passare in vantaggio del Parma, firmate Gervinho, la prima al decimo con il lancio dalla metà campo di Darmian, morbido il cross che è arrivato puntuale sui piedi dell'Ivoriano che ha colpito al volo, ha trovato l'opposizione vincente di Consigli. Due minuti più tardi al dodicesimo, lancio di Hernani in verticale dal cerchio di centrocampo, pasticcio di Kirikes che non aggancia il pallone, arriva a gran velocità Gervinho che trova però ancora una volta un super Consigli a negargli la gioia del gol. Adesso il Sassuolo prova a riproporsi in avanti dopo aver superato lo spavento, siamo al sedicesimo, Parma 0, Sassuolo 0, Firenze. Ventesimo, ancora Gervinho pericoloso poco fa, Parma 0, Sassuolo 0 e Gervinho si è beccato anche un giallo per simulazione dopo un'entrata in area di rigore, un contatto con Kirikes. Zapata riesce a liberarsi il pallone. Scusa Codignoni, il vantaggio del Parma firmato da Gervinho, 41esimo, Parma 1, Sassuolo 0, a te. Saremo fra poco da te Piccinelli. Altardini ha cambiato il parziale, Parma in vantaggio con Gervinho, ma presumibilmente potrebbe esserci anche un'analisi al VAR, anche se il direttore di gara Marinelli sta ascoltando senza rivolgere la sua attenzione alle immagini, allo schermo sul bordo del campo. Perché? Perché l'azione è partita da un contatto tra Magnanelli del Sassuolo ed Hernani del Parma, il pallone poi è finito sui piedi di Kulusevski che dalla destra ha messo il pallone in maniera perfetta, tagliato all'interno dell'area di rigore per Gervinho che ha superato Kirikes di prima intenzione, ha fatto secco Consigli spedendo il pallone sul lato opposto del portiere. Marinelli sta ancora valutando con l'ausilio del VAR, dove ci sono Nasca e Valeriani, per valutare se il contatto iniziale da cui poi è partita l'azione, quello tra Hernani e Magnanelli del Sassuolo, sia stato regolare. Al momento però è confermato il gol, 42esimo, Parma 1, Sassuolo 0, ovviamente a patto che il VAR non cambi la decisione di Marinelli. Andiamo a Firenze. Spal che ordinatamente si scusa, va avanti, Carmignani, devo rettificare, è stato annullato il gol di Gervinho dopo aver rivisto le immagini al VAR. Marinelli ha considerato falloso l'intervento di Hernani su Magnanelli, da cui poi è partita l'azione del gol di Gervinho. Quindi il parziale al 44esimo, Parma 0, Sassuolo 0, a te. Grazie Piccinelli. E nono al Tardini, Parma 0, Sassuolo 0, ma poco fa doppia chance per il Sassuolo, conclusione di Bogà, defilato sulla destra, respinta in calcio d'angolo da Sepe sul corner seguente, pallone ribattuto dalla difesa del Parma su cui si è avventato Muldur, l'austriaco di origine turca che ha provato dai 30 metri, ha trovato però un attento Sepe. Allan poi. Scusa fortuna, il vantaggio del Parma, Gervinho, Parma 1, Sassuolo 0 al 64esimo. Grazie Piccinelli. Scusa Codignoni, è stato annullato il gol a Gervinho, fuori gioco in partenza per l'Ivoriano. Allora Parma 0, Sassuolo 0 al 65esimo. A te. Decisamente era una fortuna Gervinho, il secondo gol che gli viene annullato. Siamo al 21esimo al Tardini, Parma 0, Sassuolo 0. Poco fa annullata la seconda rete a Gervinho che era partito in posizione regolare, sembrava in linea con Ferrari, poi con le immagini del VAR non ci sono stati dubbi, ma ne è aspettato soltanto la segnalazione di
Nasca e di Valeriani per annullare la rete di Gervinho per il disappunto del pubblico. Sassuolo pericoloso, prima del gol annullato a Gervinho con Berardi, botta di sinistro con Sepe che ha alzato sulla traversa, conclusione potente ma centrale del numero 25 del Sassuolo. Dalla linea di porta, da un intervento di Pisacane che ha mandato il pallone in calcio d'angolo. Scusa fortuna, calcio di rigore in favore del Parma, tra poco per la trasformazione. A te la palla, ha toccato la traversa, è rimbalzata. Scusa Codignoni, inglese contro Consigli che pare a rigore dell'attaccante del Parma. Si resta sullo 0-0 tra Parma e Sassuolo al 74esimo. La linea a te. Andiamo a Parma. 29esimo, Parma 0 Sassuolo 0. Poco fa il Parma ha sbagliato un calcio di rigore con inglese parato da Consigli che ha intuito la direzione, si è buttato sulla sua destra e ha bloccato il pallone calciato dal numero 9 del Parma. Ma bisogna raccontare cosa è successo per arrivare al calcio di rigore. Seguiamo prima però questa azione di Hernani dal limite dell'area di rigore, prova la conclusione brasiliano alta sulla traversa. 3 minuti, anche qualcosa di più, per decretare il calcio di rigore in favore del Parma. Corner di Brugman, subentrato a Scozzarella nel corso della ripresa. Corner con parabola a rientrare all'interno dell'area piccola, sul vertice dell'area piccola, sul primo palo. Biang è saltato con le braccia alte, ha toccato il pallone con la mano in maniera netta, ma era in equilibrio precario, ha saltato in maniera scoordinata perché c'era la pressione di inglese sul centrocampista del Sassuolo. Dopo aver visto e rivisto e aver consultato anche gli addetti al VAR, Marinelli ha indicato il dischetto, ma non cambia il parziale perché inglese ha sbagliato dagli 11 metri al 75esimo. Parma 0 Sassuolo 0 Firenze. Pillola statistica, Consiglia Prato 18 rigore dal suo esordio in Serie A, soltanto Andanovic ha fatto meglio in Serie A. Dunque Consigli specialista nel parare rigore. Adesso il Sassuolo in avanti con Berardi, fermato però in maniera puntuale e precisa dai difensori del Parma, con Gervinho che prova a far partire il suo sprint, arriva fino al limite dell'area di rigore, lo scambio con Cornelius, entra in area ma scivola il giocatore del Parma, favorendo così il compito difensivo di Chiriches. Adesso però è il Parma in avanti con Gagliolo, un calcio di punizione, poi il numero 28 lascia a Hernani, un piede sicuramente più vellutato il brasiliano ex Zenit di San Pietroburgo, posiziona il pallone, andrà con il destro a cercare magari l'avanzata da parte di Cornelius, con il Sassuolo però tutto nella propria metà campo a difesa della porta di Consigli. Il cross di Hernani, la sponda tentata da un giocatore del Parma e poi l'autorete di Ferrari per il vantaggio del Parma. Incredibile, al quarto minuto di recupero il Parma sblocca il risultato, punizione di Hernani con il numero 17 del Parma, Barilla, che ha provato la sponda ma il pallone poi è carambolato sulla spalla non di, di Ferrari, sì di Ferrari, e ha superato Consigli perché la parabola è diventata imprendibile per il portiere del Sassuolo. Punizione di Hernani sull'esterno con appunto Barilla che ha provato a rimettere in mezzo, ha trovato la deviazione involontaria di Burabia, non di Ferrari, di Burabia, abbiamo rivisto grazie al monitor di servizio, che ha colpito con spalla e poi anche parte della nuca, pallone che si è impennato ed è diventato imprendibile per Consigli. Dunque Parma che vede fruttare i tanti sforzi propesi nel tentare di arrivare al vantaggio, ci arriva nei minuti finali, siamo al 95esimo, si arriverà fino al 96esimo. Battute finali della sfida tra Parma e Sassuolo, ultimi secondi prima dello scoccare del 96esimo, termine ultimo fissato dal direttore di gara per la chiusura di questa sfida che vede il Parma in avanti per 1-0, ma arriva il triplice fischio del direttore di gara, festeggia ad Aversa, festeggiano i sostenitori del Parma per questo importantissimo successo dei Ducali nel derby con il Sassuolo. Decide l'autorete al 95esimo di Burabia, Parma 1 Sassuolo 0. Studio. Ha sbloccato invece nel finale il Parma battendo il Sassuolo, Cristiano Piccinelli. Ha festeggiato sotto la propria curva il Parma con D'Aversa in testa, tanti sforzi ma il gol del vantaggio è arrivato davvero in maniera rocambolesca per il Parma, che comunque si gode i 3 punti raggiunti in questo derby emiliano e soprattutto raggiunge anche il Sassuolo in classifica a quota 6 punti. Parma 1 Sassuolo 0, grazie a Stefano Buganè per l'assistenza tecnica. Studio.